Buongiorno a tutti, buongiorno Crononauti, bentornati su Spazi Attorcigliati. Buongiorno. Buongiorno Daniele. Buongiorno Davide. Qui siamo sempre più nel salotto di casa e siamo tornati, Letteralmente. letteralmente nel salotto di casa. Per voi è passata una settimana dall'ultima puntata, per noi 3 minuti, giusto il tempo di bere un bicchiere d'acqua perché poi andremo un po' in vacanza e quindi registriamo in anticipo. Ed era proprio importante registrare questa puntata perché abbiamo parlato di relatività generale, abbiamo parlato di Newton e di Galileo, abbiamo parlato di meccanica quantistica e di cosa dobbiamo parlare oggi, Daniele? Allora, adesso cominciamo a tirare le somme. Cominciamo a tirare le Cioè, somme, quindi questo è il momento. sì, è il momento in cui si comincia a dire qualcosa un pochetto più in dettaglio su cosa dobbiamo quantomeno aspettarci dalla teoria di gravità quantistica. Spero che quello che abbiamo detto finora chiarisca un po', diciamo, cosa sappiamo. Da un lato, la regola generale e che lezioni abbiamo imparato, cosa sappiamo un po' dall'altro, quello della meccanica quantistica, almeno i punti base e che cosa abbiamo imparato. Spero che si sia apprezzato soprattutto quanto entrambe le cose sono concettualmente radicali, cioè le cose che abbiamo imparato, sono anche individualmente, ci costringono a una revisione radicale del nostro modo di vedere il mondo fisico. Cioè, due rivoluzioni tra loro contraddittorie in alcuni elementi rivoluzionari. Esatto, tra loro contraddittorie, come abbiamo evidenziato, in una si trascura totalmente quello che abbiamo imparato nell'altra e viceversa. E adesso cominciamo a dire, ok, ma se proviamo a metterle assieme, cosa dobbiamo aspettarci? E spero che nel fare questo ci si renda conto, tanto per cominciare, di quanto dobbiamo aspettarci una rivoluzione concettuale ancora più radicale nel momento in cui mettiamo assieme queste due cose. Questo è il punto base. Due, spero che come si dice, di stimolare un minimo di empatia, non commiserazione, però insomma, un minimo di empatia con le difficoltà che abbiamo nel farlo. E sulla ragione per cui cerchiamo di sdrammatizzare per tornare a quello che dicevamo Anche. settimane fa. Anche, cioè, spero che sia chiaro alla fine di questa registrazione e di questa chiacchierata perché le cose sono veramente complicate già a livello concettuale, perché tante cose che diamo per scontate nel momento in cui mettiamo assieme del mondo, nel momento in cui mettiamo assieme la descrizione dello spazio-tempo, alcune cose dello spazio-tempo in realtà generale e le proprietà che abbiamo imparato a essere vere per tutti i sistemi fisici dalla meccanica quantistica, sono dolori. Qualcosa inizia a scricchiolare, qualche ingranaggio si Esatto. incastra, qualche. Allora, dai, andiamo a bomba, senza indugi. Senza indugi Abbiamo detto scaldamento. che una caratteristica. Sì, Prego. abbiamo detto che abbiamo una caratteristica base, proprio basilare della meccanica quantistica, è il fatto che qualunque proprietà fisica, se è la proprietà di un sistema fisico osservabile, è soggetta a fluttuazioni. È soggetta al principio di sovrapposizione, è determinabile solo in termini probabilistici. Ok, adesso in gravità quantistica, diciamo, senza andare a guardare a un formalismo particolare o un altro, per l'idea stessa di aver tramutato la descrizione classica dello spazio-tempo, quindi la descrizione in termini di geometria, di un campo fisico che è la metrica, in realtà generale, come ciò che codifica le proprietà geometriche, averla tramutata in una descrizione quantistica, cosa comporta? Beh, comporta che qualunque affermazione, qualunque determinazione delle proprietà geometriche, qualunque affermazione che si riferisca a quantità spaziali o temporali, facciamo, deve essere descritta in termini probabilistici. E se andiamo a misurare una quantità geometrica, quale che sia, il risultato ha natura probabilistica. Al massimo possiamo dare una distribuzione di probabilità per il risultato della misura di una quantità geometrica. Ora, detto così, sembra ancora abbastanza astratto, ma le quantità geometriche sono cose con cui abbiamo a che fare costantemente. Cioè, un esempio, questo computer è poggiato su un tavolo. Questo tavolo ha una superficie. L'affermazione, la superficie di questo tavolo è
non lo so, sarà 2 metri quadri. È un'affermazione, è una determinazione di una proprietà geometrica di una certa regione di spazio, quella occupata dal tavolo. Tecnicamente, in realtà generale, questa è, stiamo affermando che una certa funzione della metrica, quella che descrive l'area di questo tavolo, della superficie di questo tavolo, ha un certo valore. Questo vuol dire fare un'affermazione su una quantità geometrica. L'area, il volume occupato da questa stanza, la distanza tra me e quella finestra, la distanza tra me e il gatto che va progressivamente riducendosi, e questo mi preoccupa un po', perché non stiamo più parlando ora solo di meccanica quantistica, quindi non so bene come andrà interpretata l'introduzione del gatto nel video. Tutte queste proprietà geometriche del mondo, quindi dei sistemi fisici, devono diventare probabilisticamente determinate. Certo. Possono avere solo una distribuzione di probabilità sui loro valori. Quindi niente di più. Significa che quando io vado a misurare l'area del tavolo, posso trovare 2 metri quadri, posso trovare 1 metro quadro 99, ma c'è anche una, potrebbe esserci una minima probabilità di trovare un numero molto diverso da 2 metri quadri. Esatto, cioè il caso in cui, come per qualunque quantità in meccanica quantistica, il caso in cui lo stato del sistema permette un solo risultato della misura, o solo, diciamo, alcuni risultati ragionevoli, è un caso molto particolare. Una configurazione generica del mio sistema, e io in genere nel descrivere il sistema devo trattare tutte le configurazioni del sistema assieme, una configurazione generica ammetterà che io misuro 2 metri quadri, che io misuro un centinaio di chilometri quadri, che io misuro un microcentimetro quadro. Sì, ma quindi per la stessa quantità. Questo è un limite tecnico, nel senso, se prendiamo questa cosa molto seriamente, significa che al netto dei nostri limiti tecnici, della nostra capacità tecnologica di farlo, noi dovremmo poter essere in grado di preparare un tavolo in uno stato che fa sì che la sua area venga misurata il 50% delle volte di un centimetro quadro, Esatto. E il 50% delle volte di un chilometro quadro. Esatto, come abbiamo evidenziato parlando di meccanica quantistica, queste sono aspetti intrinseci dei sistemi fisici, certo. Per quanto capiamo per adesso della meccanica quantistica, e non un risultato delle nostre limitazioni tecnologiche o pratiche o quello che è. Quindi stiamo nel dire quello che abbiamo detto delle proprietà geometriche del mondo e dei sistemi fisici, stiamo semplicemente tirando le fila dalla lezione principale della realtà generale, cioè la geometria, le proprietà spaziali e temporali del mondo, quindi lo spazio-tempo è un sistema fisico, certo. E la lezione principale della meccanica quantistica, una delle lezioni principali della meccanica quantistica, cioè tutti i sistemi fisici sono descrivibili, descrivibili al più, devono essere descritti in termini probabilistici. La determinazione delle loro proprietà osservabili ha carattere probabilistico. Quindi c'è una sovrapposizione di valori diversi, ci sono le fluttuazioni nella misurazione e tutto quello che abbiamo già detto su sistemi più, diciamo, semplici o più intuitivi come una singola particella. Lo stesso deve valere per la geometria. Scusami, ma è molto importante sottolineare quello che hai detto, nel senso, qui noi non stiamo aggiungendo nulla, stiamo solo prendendo molto seriamente quello che abbiamo imparato e verificato sperimentalmente ogni giorno miliardi di miliardi di miliardi di volte dalla meccanica quantistica e dalla relatività generale, lo mettiamo insieme, traiamo tutte le conclusioni e viene fuori sta roba qua. Esattamente, quindi per ripetere, tutte le quantità geometriche, lunghezza, distanze, volumi, intervalli temporali, chiedersi quanto tempo è passato da un evento a un altro,
Anche questa è una misurazione di una quantità temporale, quindi è una misurazione dello spazio-tempo, delle proprietà fisiche dello spazio-tempo in cui ci troviamo. Idealmente dovrebbe essere una quantità che fluttua. Magari. Poi sì, c'è tutta la questione del il fatto che i sistemi macroscopici, alcuni effetti quantistici, eccetera, eccetera, non sono necessari, insomma, non è necessario tenerne in considerazione, come avevo detto prima. È una sì, però questa è la questione di principio. Poi c'è la questione in quale regime, diciamo, di osservazione ci aspettiamo di dover tener conto di tutti questi aspetti. Però in linea di principio questi aspetti sono dello spazio-tempo, se è quantistico. Ok, questo è ancora, diciamo, ancora niente. Sì, siamo ancora 101, proprio i primi passi. Sì, questo è veramente 101, cioè semplicemente vi invito a prendere a riguardare i tre video sulla rete generale, quelli in cui bene o male abbiamo cominciato a introdurre il problema. Ve li riguardate, ricordate di mettere i like perché l'algoritmo poi decide, esatto, che sono interessanti. Condivideteli, quindi guardate i tre video su Galileo e poi guardate sì, la meccanica. Esatto. Allora, tu però sta cosa l'hai presa proprio male male. Comunque, secondo me il nostro amico la scherzava, non è che era serio. Comunque, va bene, scherziamo noi, che va bene. Altra cosa per prendete... cui accusati. No, altra cosa, ah, è vero, è vero, troppo poco seri. Vabbè, però abbiamo spiegato il perché e il per come. Comunque, seriamente, riguardatevi i video. Riprendete, scrivetevi tutte le affermazioni che abbiamo fatto sullo spazio-tempo, su che cosa dice la rete generale dello spazio-tempo, e traduceteli nel linguaggio della meccanica quantistica, nel senso che ora traduceteli nel linguaggio probabilistico, con le varie incertezze ineliminabili, le fluttuazioni, la sovrapposizione, eccetera. Cioè, abbiamo detto, per faccio un altro esempio, allora, un po' più sofisticato, abbiamo detto che la distribuzione di materia e energia dei corpi, il fatto che c'è un corpo con una certa densità di energia in una certa posizione, deforma lo spazio-tempo e fa sì che c'è una certa curvatura in quella regione. Questa affermazione in una teoria di gravità quantistica, ripeto, al minimo proprio, prima di andare a guardare i dettagli, deve diventare un'affermazione probabilistica. Cioè, il sistema materiale ha una certa distribuzione di probabilità di una certa della sua energia, densità di energia. Si trova con una certa densità di probabilità più o meno localizzato in una certa regione. Lo spazio-tempo ha con una certa densità di probabilità una certa deformazione misurabile in termini di curvatura che prende certi valori più o meno questo o quell'altro con una certa distribuzione di probabilità. Questo significa nella pratica, perché detto così uno può nascondere la stranezza sotto le parole, ma nella pratica significa che se noi prepariamo il sistema quantistico biscotto e molliamo un biscotto nello spazio aperto, lasciamo che si evolva, noi possiamo misurarlo 10 minuti dopo e avere una piccola probabilità di un buco nero al posto del biscotto. Cioè, sì, questo. Se per caso qualcuno, perfetto, sì, se per caso qualcuno di chi ascolta si sta chiedendo ma come gli è venuto in mente di dare il biscotto, forse deve sapere che qua è l'ora di pranzo. Sì, esatto. Abbiamo un po' fame tutti e due. L'episodio è proprio quello che ho mangiato, quindi. Comunque, è esattamente questo, giustamente, cioè, ripeto, tutte le affermazioni, tutte le cose che si dicono e si misurano in realtà generale, vanno ripensate in termini probabilistici, con le fluttuazioni quantistiche, eccetera. Se questo non vi sembra radicale abbastanza, ora, a parte non so cosa vi può sembrare più radicale di andare a chiedersi quanto è grosso un tavolo e ottenere 2 metri quadri, 10 chilometri quadri, un nanometro quadro, eccetera, facciamo un altro passo. Tutta la descrizione in realtà generale è basata sul concetto di località, come un po' tutta la teoria dei campi classica, in realtà in un certo modo anche quella quantistica, però diciamo è molto più raffinato, il concetto che posso dire esistono i punti dello spazio-tempo dove succedono le cose. Cosa vuol dire il punto dello spazio-tempo? Vuol dire che rispetto, per esempio, a me, quell'orologio ha una certa distanza in una direzione, una certa distanza in un'altra direzione, una certa distanza nelle tre direzioni spaziali,
e lo sto osservando con un certo intervallo temporale, perché devo mandare il mio raggio luminoso, mi deve tornare indietro e questo prende del tempo. Quello che abbiamo detto. Quindi la vera e propria determinazione di un punto nello spazio-tempo, e quindi se volete la vera e propria definizione di che cos'è uno spazio-tempo, un insieme di eventi caratterizzati in termini di distanze spaziali, intervalli temporali, questo deve essere soggetto a fluttuazioni quantistiche. Questo non è più determinabile in maniera precisa e univoca, in generale, salvo casi molto particolari o approssimazioni. Quindi, in un certo senso, è tutta l'idea di spazio-tempo che si dissolve in realtà, in meccanica quantistica, nel momento in cui si usa la meccanica quantistica in realtà generale, o si traduce la realtà generale in un contesto quantistico. Prendo nelle estreme conclusioni, sì. E dato che qua non ci fermiamo mai, cioè facciamo un passo in più, cioè se anche questo non vi sembrava abbastanza radicale, ora, a parte che siete abbastanza esigenti, avete uno cosa vi serve per essere scioccati? E allora ve ne dico un'altra, rilancio. Quando parliamo di causalità, parliamo di due eventi collegati in senso causale, cioè che un evento può, linea teorica, linea di principio, influenzare causalmente un altro, produrre un effetto in un altro sistema. Quando un sistema localizzato da qualche parte nello spazio può essere causa di una modifica del comportamento di un altro localizzato in un altro punto dello spazio e del tempo. Per esempio, noi parliamo adesso e influenziamo voi che ascoltate dopo. Speriamo di influenzare in qualche modo, altrimenti è un po' inutile. Diciamo a non fare nel gravità quantistica. Esatto. Tutte queste sono di nuovo affermazioni. Questa affermazione di relazioni causali, queste determinazioni di possibili relazioni causali tra eventi e tra sistemi fisici, sono, come dovrebbe essere chiaro da come le abbiamo formulate, esse stesse affermazioni sullo spazio-tempo. Perché sono in pratica una funzione del mio concetto di punto, della geometria dello spazio, delle misurazioni di tempo e spazio attorno a me e attorno a voi, che è attorno a me e attorno a Davide che stiamo parlando qui, eccetera, eccetera. Quindi, infatti, questa cosa anche tecnicamente la si può rendere più precisa, l'insieme delle relazioni causali è più o meno l'insieme delle proprietà geometriche dello spazio-tempo. Certo. Quindi se volete l'insieme del... Se vogliamo il fatto che noi possiamo influenzarvi da questo nostro presente a quel vostro presente, è un modo di dire che voi vivete in quello che possiamo formalmente definire come il nostro futuro e mettendo insieme, facendo un collage di tutti i futuri, di tutti i punti e il modo in cui questi si relazionano, caviamo fuori lo spazio-tempo in qualche modo. E ora, come uso un modo di dire di Roma, cioè qua è chiaro che Davide vuole fare lo splendido. Mi piace la fantascienza, sì, no? Quindi... No, è vero. Questa cosa è una formulazione sia più tecnica, sia più un po' più precisa che quello che ha detto Davide, esattamente, in termini semplici quello che ha detto Davide. E chiaramente questa cosa si può formalizzare, però in pratica il punto è quello che ha detto Davide e lo ribadisco in altre parole. L'insieme di tutte queste affermazioni che possiamo fare sul mondo relative alle possibili relazioni di influenza causale tra i sistemi, questo sistema può influenzare quell'altro e viceversa o no, è in pratica traducibile in un insieme di affermazioni sullo spazio-tempo, a livello tecnico, a livello anche concettuale. Ora rendetevi conto che traiamo di nuovo le fila, tiriamo le fila di nuovo, traiamo le conseguenze di quello che abbiamo introdotto, che se lo spazio-tempo è soggetto a tutte le proprietà dei sistemi quantistici, la causalità in sé è soggetta a tutte le proprietà dei sistemi quantistici. Cioè l'affermazione questo oggetto ha causato una modifica di quest'altro oggetto, quindi c'è una certa relazione causale tra i due, è soggetta a tutte le relazioni di causa-effetto, per mettere in maniera ancora più diretta, sono soggette
all'indeterminazione quantistica, alle fluttuazioni, alla sovrapposizione, all'entanglement, a tutta quella roba là. Quindi non si può dire con certezza che c'è una certa struttura causale nel mondo, perché non si può dire con certezza la cosa equivalente, cioè che c'è un certo spazio-tempo. Esso stesso è il risultato di fluttuazioni quantistiche. Se vado a misurare le varie quantità spazio-temporali o causali, otterrò risultati diversi con certe distribuzioni di probabilità. Quindi, salvo meccanismi che lo impediscono, idealmente a questo punto uno si potrebbe chiedere, adesso io faccio la voce del bar, ma scusa, mi stai forse dicendo che io, misurando più volte un sistema, qualunque sia il modo in cui misuro questa cosa qui, posso trovare un tot di volte che A è causa di B e un'altra serie di volte che B è causa di A? Questo stiamo Sì, dicendo. in linea di principio sì, ci sono varie restrizioni, però a quel punto si entra un po' più nel dettaglio in quale formulazione della gravità quantistica formuli le varie affermazioni, alcune sono più restrittive, altre un po' di meno, eccetera. Però in generale sì, di per sé, semplicemente traendo le conseguenze da quello che abbiamo detto, sì, la nozione di relazione causale è soggetta a fluttuazioni quantistiche perché, come stavi dicendo in pratica tu, la stessa distinzione tra passato, presente, futuro, eccetera, è soggetta a fluttuazioni quantistiche. Tutte le affermazioni su tutte le distinzioni tra il mio passato, il mio futuro, il mio presente e il tuo e la relazione tra i due sono affermazioni sullo spazio-tempo, quindi su quantità geometriche, quindi su roba che diventerà soggetta a fluttuazioni quantistiche in una teoria di gravità quantistica. Veramente, se non è Ragazzi, radicale abbastanza, sorprendente abbastanza questo, io non so più che dire. Non è vero. Non è vero, c'è di peggio, c'è ancora di c'è peggio. molto di peggio. Prima ne dico una semplice, semplice, è un pochetto ulteriore, ma non è veramente peggio. E poi ne dico una peggio, Bene. che però non esploro, andremo a esplorare magari in un'altra conversazione. Assolutamente sì. Un'altra cosa aggiuntiva, che un altro aspetto della meccanica quantistica che va sottolineato, forse non l'abbiamo sottolineato abbastanza nella discussione precedente, vabbè, tanto noi improvvisiamo tutte queste chiacchierate, come è giusto che sia, è il fatto che molte quantità, una volta tradotta la descrizione classica, la descrizione quantistica, assumono valori discreti. Questo è vero per l'energia di un oscillatore armonico, per i periodi di oscillazione di un pendolo, insomma, ci sono varie quantità che assumono valori discreti. E la geometria, nel momento in cui andiamo a usare una descrizione quantistica della geometria, quindi delle quantità spazio-temporali, ci si aspetta che molte di queste diventino discrete. Quindi che non solo la superficie del tavolo fluttua, ma che magari fluttua in una maniera buffa, fluttua solo tra valori in qualche modo discreti, cioè non può assumere tutti i valori da zero a infinito, ma solo alcuni valori ben determinati. È molto estremo. Nel senso, significa che E già questo è abbastanza nel estremo. nostro universo potenzialmente possono poter assumere solo alcuni specifici valori, area in senso ampio, in senso lato, Sì, l'area di un oggetto. leggiamolo in un altro modo. Per esempio, dire che il volume può assumere solo certi valori, in particolare, in pratica, vuol dire che esiste un volume minimo, è la differenza tra due valori che può assumere il volume. Vuol dire che in un certo modo non possiamo risolvere, non possiamo determinare il volume di un oggetto o di una stanza o quello che è, di una regione di spazio, con precisione maggiore di qualcosa, perché c'è un minimo di quanto di volume. Prendendo molto È sul serio chiaro. tutte le Sì, conseguenze. esatto. Quindi di nuovo, questo è un altro senso in cui tutta l'intuizione che abbiamo, anche in realtà generale, che già era rivoluzionaria di suo, tutta l'intuizione che abbiamo dello spazio-tempo come un continuo con una sua geometria e con una sua precisa determinazione dei punti, delle distanze, eccetera, scompare.
perché le cose fluttuano, perché le quantità spazio-temporali fluttuano, perché sono discretizzate, eccetera. E aggiungo un'altra. L'altra cosa che abbiamo detto, lo so, Ma va forse è benissimo. troppo, No, non forse è cioè, mai troppo e vediamo soprattutto non a ripetere, quindi. nelle statistiche dell'Istat, vediamo il picco dei suicidi. Sì, esatto. E vabbè, noi facciamo finta di niente, nessuno capirà mai che è Tanto i dovuto a rapporti questo. causa-effetto non è colpa nostra, perché signor giudice, i rapporti causa-effetto Vanno a non esistono. dimostrare. Quindi, esatto. Forse le vittime siamo noi. No. Dicevo, aggiungiamo un'altra. Abbiamo detto che un'altra caratteristica proprio basilare della meccanica quantistica, della descrizione quantistica dei sistemi fisici, è che molte quantità diventano incompatibili, cioè non sono determinabili con precisione neanche in linea di principio, e più ne misuri una precisamente, più un'altra, la coniugata, diciamo, quella incompatibile, è indeterminata. Quindi, diciamo, il principio di Heisenberg. Applichiamolo alla geometria. Ora, dipende da, di nuovo, quale formalismo specifico uno va ad adottare, quali nel dettaglio sono le quantità incompatibili. Però diciamo che, diciamo che la distanza temporale tra due eventi potrebbe essere incompatibile, potrebbe risultare incompatibile con la loro distanza spaziale. Cioè, io che emetto l'onda sonora e tu lì che la ricevi col tramite di computer, internet, eccetera, eccetera, sono due eventi. Sono determinati fondamentalmente in meccanica classica, in realtà generale, sono diciamo, individuabili dalla distanza spaziale che ci separa, dalla distanza temporale che ci separa, da quando io emetto a da quando tu ricevi, che non è proprio zero, è piccola ma non zero, non è istantaneo. E questo in realtà generale, è anche in realtà speciale in realtà. Ok, supponiamo che nella descrizione quantistica queste due quantità geometriche, la distanza temporale tra due eventi e la distanza spaziale, diventino incompatibili. Ok, vuol dire che più io determino una, meno riesco a determinare l'altra. E ecco che se ne va la nozione sia di causalità precisa, di tempo, di tu sei nel mio futuro, caro Davide, e io sono nel tuo passato, povero me, sia il fatto che ci influenziamo reciprocamente. Perché Anche per questo. definire un rapporto di causa-effetto, anche il fatto che, insomma, comunque noi sappiamo che la relatività speciale mette un vincolo locale alla velocità di trasmissione dell'informazione, no? E quindi niente può viaggiare più veloce della luce, eccetera, eccetera. E questo in qualche modo blinda i rapporti causa-effetto, perché due sistemi per interagire devono poter interagire scambiando informazione a una velocità inferiore a quella della luce. Se noi ci immaginiamo che la distanza temporale e la distanza spaziale siano incompatibili, tutto questo discorso Sì, perde di e senso. anche al di là dell'aspetto causale, anche semplicemente, ripeto, proprio la misurazione della nostra distanza temporale e la nostra distanza spaziale potrebbero venire fuori come due quantità incompatibili. Quindi è semplicemente, se io cerco di dire, no, no, guarda, da quando io ho emesso la mia onda sonora, da quando tu l'hai ascoltata, e facciamo le varie misurazioni, sono passati 3 millisecondi. Non so quant'è il tempo, è vero, fortunatamente di meno, penso. Poi c'è quello del cervello per elaborare, vabbè, è un'altra questione quella. 3 millisecondi. Beh, più io riesco a determinare questa quantità precisamente, tecnicamente meno sono in grado di dire quanto siamo distanti. Meno è definita la nostra distanza, nel senso che il nostro Sì, stato meno sono in grado di dirlo dall'arco perché, probabilistica. esatto, di nuovo, non perché io non lo so dire, perché sono scemo, perché tecnicamente abbiamo limitazioni, meno è determinata, diciamo, dal nostro stato la nostra distanza relativa. Cioè, se Quindi, sappiamo con ok. precisione la distanza nel tempo tra due eventi, non ha senso chiederci quale sia la loro distanza nello spazio e viceversa, se questa Esatto. incompatibilità si verifica in gravità quantistica. E ora lancio la bomba. No, Ah, non era questa? questa è la parte facile.
No, vabbè, senza elaborare, perché ora elaboriamo questi ulteriori scenari magari in un'altra chiacchierata. Tutto questo, abbiamo detto, è stato semplicemente il trarre le conclusioni, tirare le fila degli ingredienti. Però cos'è che non abbiamo modificato? Non abbiamo modificato il fatto che le nozioni di spazio-tempo, geometria, della metrica dello spazio-tempo, tutte le quantità, le nozioni che prendiamo in realtà generale, che usiamo in realtà generale, siano tuttora valide, semplicemente sono soggette, beh, semplicemente abbiamo chiarito che non è così banale, però sono, le abbiamo tradotte, le abbiamo incorporate idealmente in una descrizione quantistica. E chiaramente era già una questione molto radicale. In molti approcci alla gravità quantistica, il sospetto è, e l'implementazione di tutte queste idee è, che le nozioni stesse di spazio e tempo, metrica, campi continui, campi di materia, punti, eccetera, eccetera, non solo siano quantistici, fluttuano, eccetera, eccetera, ma semplicemente perdono di significato. Sono esse stesse emergenti, cioè sono l'analogo per il mondo fisico, lo spazio-tempo a cui siamo abituati, delle nozioni di viscosità, O temperatura di un gas, no? temperatura di un gas, della nozione di, non lo so, densità del fluido, eccetera, valgono nel momento in cui, qualunque siano dei gradi di libertà, delle entità più fondamentali, vengono poi descritte in una maniera, diciamo, approssimata, collettiva, e formano assieme, collettivamente, in modo appunto approssimato, un nuovo sistema che chiamiamo spazio-tempo. Poi può essere tuttora descritto, diciamo, comunque descritto in termini quantistici, ma a quel livello soltanto le nozioni di spazio-tempo hanno senso, quantistico o meno, ma che a livello più fondamentale semplicemente sono nozioni che non si applicano alle entità più vere, più fondamentali. In alcune teorie di gravità quantistica questo è quello che succede. Discretamente radicale. Esatto, quindi Discretamente la bomba la lancio, però la tengo là pronta a esplodere del tutto. Adesso sentite solo il tic-tic radicale. e Quindi ne parleremo magari un altro. in qualche forma, giusto per intenderci meglio, fare un po' di Sì. parafrasi, c'è la possibilità, o meglio, alcuni approcci alla gravità quantistica contemplano l'idea che quello che noi chiamiamo spazio-tempo in relatività generale, che abbiamo descritto nelle prime tre puntate, possa essere formato da dei mattoncini che non sappiamo cosa siano, delle entità fondamentali, qualunque cosa esse siano, e che l'idea di distanza nello spazio, di distanza nel tempo, di spazio e tempo di per loro, perché alla fine sono questo, di rapporto causa-effetto, abbiano senso solo quando si guarda una gran quantità di questi mattoncini messi insieme, come quando guardiamo un gas composto da tante tante molecole, ma che guardando il singolo mattoncino, quindi il singolo elemento fondamentale di spazio-tempo, come quando guardiamo la singola molecola di gas, tutti questi termini non abbiano senso. Sì, non ha Questo senso chiedersi che proprietà geometriche ha, in che senso gli puoi attribuire una posizione o una struttura spazio-temporale. Ripeto, nel caso dello spazio-tempo è una cosa radicale, esotica, che ancora non riusciamo bene a concettualizzare. Non, noi come umani, noi come chi ci lavora, anche chi lavora come me esattamente in questo tipo di teorie. Si fa fatica a concettualizzare, c'è un sacco di cose, ci sono molti aspetti da chiarire. Però l'idea generale di proprietà emergenti che vengono fuori solo dalla descrizione collettiva di strutture più fondamentali che non le possiedono, questo, diciamo, siamo abituati, è quello che succede in idrodinamica, in molti sistemi di materia condensata, insomma, non è così assurda, no? Insomma, non è così strano. È strano applicarle questa idea allo spazio-tempo. E quindi Quindi. non solo, nel senso, una battuta che ci siamo fatti prima di iniziare a registrare le nostre puntate, sono certo che torneremo su questo punto, è che normalmente da un punto di vista filosofico, adesso la prendo, con le super pinze, quando noi diciamo che qualcosa esiste, noi diciamo che questo qualcosa esiste in un luogo e in un tempo. Immaginarsi che luoghi e tempi non abbiano senso nel microscopico, ci pone un'altra cosa. Cosa vuol dire?
Cos'è l'esistenza di questi mattoncini dello spazio-tempo? Cioè, cosa vuol dire che esistono queste cose? Esistono, non esistono? Esatto, no? Infatti, oltre, è giustissimo, infatti ora noi qua ci limitiamo il più possibile agli aspetti più fisici, insomma, della roba e, diciamo, diamo solo un'idea dei problemi concettuali che si aprono. Però, giusto per entrare nella porta che è appena aperto, per uscirne subito dopo, per rassicurare tutti, la gravità quantistica, oltre a tutti gli aspetti tecnici, matematici, fisici, eccetera, che presenta, dovrebbe essere chiaro da quello che abbiamo detto, presenta una quantità di problematiche puramente concettuali che potenzialmente darà lavoro, anche in realtà dà già lavoro, ma darà lavoro ai filosofi e ai fisici teorici più interessati agli aspetti concettuali per i prossimi secoli. E quello che hai detto, fammelo riformulare in maniera che leggermente diversa, che forse rende ancora più l'idea di quanto sia profonda la questione. Provate a chiedervi a livello più appunto concettuale, filosofico, cosa intendete per esistere? Cioè, cosa vuol dire? O anche per realtà, cioè, cosa vuol dire che un certo sistema, un certo oggetto esiste o è reale? Ora, senza andare nei dettagli sul realismo, l'antirealismo, eccetera, però cercate di prendere semplicemente delle definizioni base. Vi accorgerete, ed è vero anche nella letteratura un po' più tecnica, in metafisica, in ontologia più precisamente, che molte delle definizioni di esistenza presuppongono lo spazio-tempo. Presuppongono che tu possa localizzare nello spazio degli oggetti, anche solo per distinguerli da altri, anche per dire un oggetto e non un altro, non è che siamo un ammasso informe di cose. Identifichiamo oggetti e parte di questa identificazione è in genere la localizzazione o la localizzabilità nello spazio. Se non c'è un concetto di spazio a livello fondamentale, non è ben chiaro cosa vuoi dire che l'oggetto di cui stai parlando esiste. Un'altra caratterizzazione è il fatto che in qualche modo c'è una certa stabilità nel tempo. Certo. La permanenza nel tempo è un altro attributo abbastanza fondamentale di ciò che intendiamo per esistere. Certo. Magari breve, perché alla fine tutti noi, per quanto viviamo, facciamo le corna, siamo, diciamo, molto poco permanenti nella storia dell'universo. Ma comunque è la provvidenza, corretto. Sì, sì, ora ci è andata bene finora, che ne so io di quanto mi può andare bene in futuro. Però diciamo di nuovo che nel concetto stesso di esistenza c'è la permanenza nel tempo, in genere. Se il tempo non è una nozione fondamentale, in che senso gli oggetti più fondamentali da cui il tempo emerge esistono? Va bene. È un problemone, non è un problemino, è un problemone. Guarda, io non c'era un'altra cosa che avevo pensato di chiarire, non so se vogliamo farlo o meno. Dai, chiudiamo con l'ultima bomba, con l'ultima bomba. Guarda, voglio chiudere non tanto, sì, con diciamo una bomba, ma mi aspetto che chi ascolta, un po' per paura, un po' semplicemente per genuino stupore, diciamo, si chieda, si stia chiedendo, sì, ma quando e come, in che situazioni mi posso accorgere di questi fenomeni? Sì, c'è tutto l'aspetto, diciamo, della fenomenologia, la parte sperimentale, osservativa della gravità quantistica, che tratteremo più in dettaglio in separata sede. Però molti avranno sentito parlare della scala di Planck o l'idea che gli effetti di gravità quantistica, tutte queste cose di cui abbiamo parlato, al di là degli aspetti più di dettaglio, siano rilevanti sia ciò che verrà fuori inevitabilmente quando andiamo a misurare cose alla scala di Planck. Ora, volevo semplicemente chiarire da un lato cos'è questa scala di Planck, perché se ne sente parlare, perché la useremo noi stessi probabilmente nelle nostre chiacchierate in futuro. Volevo chiarire intanto cos'è. Due, chiarire quanto è estrema. Tre, chiarire che potrebbe essere peggio di così.
E allora buttiamo sopra profitto. Sì, non mi va di lasciare le cose non dette o ovvie o facili o tranquillizzanti. È la linea comica dopo tutto, no? Sì, la linea comica. Una tragicommedia. Allora, intanto cos'è questa scala di Planck? Allora, scala di Planck vuol dire che possiamo definire una lunghezza di Planck, una distanza che chiamiamo distanza di Planck, una scala di energia che chiamiamo energia di Planck. Appunto di vari formalismi di gravità quantistica, come dicevo prima, semplicemente ci chiediamo. Ti ho perso per un po'. Ti sei fermato quando mi hai detto che possiamo definire una lunghezza di Planck. Ok. La lunghezza di Planck, oppure possiamo definire una energia di Planck, cioè una scala di energia a cui ci aspettiamo i fenomeni di gravità quantistica. Voglio prima chiarire in che senso Da dove ci sono venuti fuori? aspettiamo, sì, da dove viene fuori questa cosa. Viene fuori, come abbiamo fatto in questa chiacchierata, dal tirare le fila di quello che già sappiamo. Cioè, sappiamo che i fenomeni gravitazionali della realtà generale vengono fuori quando nella descrizione del fenomeno è coinvolta la costante di gravità di Newton, perché se non c'è da nessuna parte la costante di Newton non c'è gravità, cioè vuol dire che non stiamo descrivendo veramente fenomeni gravitazionali, perché quella caratterizza i fenomeni gravitazionali anche in realtà generale. E stiamo allo stesso tempo tirando dentro gli effetti relativistici appunto, della realtà generale, quindi ci deve essere anche dentro la velocità della luce come costante di natura. Questo, naturalmente, chiarisco ai nostri spettatori, questo è un ragionamento euristico per sommi capi, Sì, ovviamente, stiamo semplicemente dicendo, un ok, ragionamento che più tipo di tecnico. quantità, esatto, sì, senza, ripeto, senza andare a guardare i dettagli. Semplicemente se i fenomeni di gravità quantistica sono fenomeni gravitazionali, fenomeni relativistici e anche fenomeni quantistici, che tipo di costanti di natura devono entrare nella mia descrizione matematica? Questa è la domanda. Veramente solo cosa mi devo aspettare? Beh, deve entrarci, come abbiamo detto, la costante di Newton, gravitazionale, deve entrarci la velocità della luce, che è un'altra costante di natura, perché sono fenomeni, devono essere fenomeni relativistici, e deve entrarci la costante di Planck, perché devono essere fenomeni quantistici. Ora, se io le metto assieme queste costanti, a seconda di come le moltiplico, come le divido, posso costruire appunto una distanza, una lunghezza, una misura di lunghezza. Assolutamente sì. E questa è la lunghezza di Planck. La formula è hg diviso c al cubo, tutto sotto radice, mi pare, però non voglio dire una stupidaggine, però È una cosa del una genere. certa combinazione è una lunghezza ed è 10 alla meno 33 centimetri. E sono davvero Quindi pochi. una cosa piccola, molto piccola, più piccola di qualunque cosa voi stiate pensando. E se adesso state pensando a una cosa più piccola, Molto più piccola. molto più piccola. Lo stesso si può fare per energia, si possono mettere assieme e viene fuori un'energia detta energia di Planck, a cui formula non mi ricordo esattamente, nel suo valore, ma è molto grande. Più grande di energia che voi possiate immaginare, o più grande di qualunque cosa sia stata mai misurata. Una roba esagerata, ma poi il cervello fa molta fatica a farsi un'idea di quanto queste cose siano rispettivamente grandi o piccole, no? Vi faccio un esempio, diciamo, in analogia, dato che non vi posso dare un esempio di un fenomeno alla lunghezza di Planck, alla distanza di Planck, vi posso far dare un'idea possiamo far capire quanto è più piccola delle cose a cui siamo abituati. Una cosa a cui siamo tutti abituati nella nostra vita quotidiana è un quark. No, anche tutti i fenomeni di particelle elementari, non ci siamo abituati, però chiariamo, la cosa più piccola che abbiamo mai misurato indirettamente negli acceleratori di particelle più potenti del mondo, cioè quelli all'LHC, quelli al CERN, sono i quark, più o meno. Sono la cosa più piccola che si riesce veramente a misurare. Noi, la nostra vita quotidiana, chi è
più o meno alti possiamo essere, si svolgere sulla scala di un metro circa, che sono 10 alla 100, 10 alla 2 centimetri, quindi diciamo un metro. Un quark, la distanza circa dei fenomeni della larghezza, se volete, di un quark, di quanto è grosso un quark, è, se non mi ricordo male, 10 alla meno 17 centimetri, una cosa del genere. Ora non mi ricordo se 17, 18, sì, insomma, quello che è. Però, per farvi idea, la differenza tra i fenomeni a cui siamo abituati nella vita quotidiana e i fenomeni più piccoli, ma anche quindi più energetici, che abbiamo mai misurato finora, e non direttamente, ma indirettamente, con gli acceleratori sottoterra e tutto il resto, la distanza, la differenza di scala tra queste due regioni, noi e i quark, è 10 alla meno 18, 10 alla meno 19, quello che è. Questa è la scala, la differenza, diciamo, il gap, l'intervallo di roba che succede tra noi e i quark. E chiaramente sappiamo benissimo che tra noi e i quark c'è un sacco di roba. C'è tutta la biologia molecolare, c'è tutta la chimica, c'è tutta la fisica nucleare, la fisica della materia condensata, ci sta tutta la fisica delle particelle, tantissima roba. Eppure siamo riusciti ad arrivare fino là. Ora, la distanza tra la scala di Planck, che abbiamo detto essere 10 alla meno 35, e la scala dei quark è tanto grande quanto la distanza tra i quark e noi. Cioè, possiamo dire che un quark, la dimensione di un quark sta a noi come la lunghezza di Planck sta al quark. O meglio, esatto, il quark guarda la lunghezza di Planck come noi guardiamo il quark. Esatto. Diciamola così, o se volete metterla sul piano morale, c'è tanta arroganza nel cercare di capire cosa succede alla scala di Planck in gravità quantistica da parte del fisico teorico, di quanta ce ne sarebbe da parte dello stesso fisico teorico se volesse semplicemente costruire sulla base di quello che vediamo e sappiamo e delle teorie che abbiamo alle nostre distanze, volesse capire cosa succede alla scala dei quark, senza sapere nulla in mezzo, tutta la fisica nucleare, particelle, eccetera, eccetera. Tra l'altro con pochi esperimenti, come parleremo, come diremo in futuro. Quindi la hubris, come direbbero i greci, l'arroganza, l'ambizione, se la volete mettere in maniera più positiva, è enorme. E anche, se volete, il salto nel vuoto che facciamo, che uno potrebbe giustamente dire, ma chissà quanta roba di nuovo in realtà ci sta tra i quark e la scala di Planck. Non è che semplicemente bisogna quantizzare la gravità, magari c'è chissà quanta altra fisica in mezzo, e effettivamente potrebbe benissimo essere. E quindi, chiarito questo, io vorrei chiudere solo con una cosa. Avevo detto che non mi basta, non ci basta dare lo shock iniziale. Spero che chi ci sta ascoltando sia effettivamente scioccato di quanto è distante la scala di Planck e i fenomeni quantistici, i fenomeni di gravità quantistica, rispetto a tutto ciò che abbiamo misurato finora, comprese le cose più esotiche come la fisica delle particelle. Chiarito questo, e sperando di mantenere lo stupore, vorrei ribadire che questo è niente. Cioè, in realtà, il fatto di dire, come abbiamo cercato di spiegare prima, il fatto di dire la gravità quantistica diventa rilevante alla scala di Planck si basa, se volete, su ragionamenti euristici sulla base di quello che sappiamo. Cioè, semplicemente mettere assieme le cose. Ma effettivamente sono le stesse teorie che sappiamo non essere adeguate ed essere da modificare per poterle mettere assieme. Assolutamente. Quindi, da un lato, cerchiamo di mettere assieme, di immaginare qual è il regime di distanze in cui ci aspettiamo nuovi fenomeni, ed è la scala di Planck.
Dall'altro dobbiamo essere cauti perché sappiamo che stiamo mettendo assieme esattamente le teorie che andremo a rimpiazzare da qualcosa di più fondamentale, con qualcosa di più Chissà fondamentale. quant'altra roba potrebbe esserci, quante assunzioni dobbiamo lasciare Sì, indietro. questo potrebbe essere in particolare se veramente lo spazio-tempo è emergente, come dicevamo prima, eccetera. Cioè, è molto difficile avere un'idea precisa di qual è la scala di distanza o energia in cui si manifesta in quanto emergente o in quanto quantistico. Qui si inizia a Questo vedere chiaramente può voler dire no, sì, chiaro. come? In cui si inizia a vedere qualcosa, no? Esatto, questo è quello che ci si aspetta sulla base di quello che sappiamo. E giustamente si procede così nella scienza, Assolutamente. mantenendo però la cautela e lo scetticismo di chi dice sì, però quello che sappiamo è esattamente ciò che stiamo superando. Anche in questo caso noi dimostriamo e rivendichiamo un atteggiamento che è assurdo, perché chi ci guarda da fuori pensa che sia esattamente il contrario. Estremamente, per non dire conservatore, conservativo. Nel senso che noi introduciamo nuove bizzarrie solo e soltanto allo stesso modo in cui questo è stato fatto per la gravità, per la meccanica quantistica inizio Novecento, solo quando questo è davvero necessario, solo quando Sì, ci vediamo costretti a farlo. è davvero necessario, diciamo, logicamente, concettualmente, per appunto mettere assieme ciò che abbiamo già imparato. È necessario, magari, dal punto di vista osservativo, sperimentale, perché magari troviamo cose che non sono spiegabili senza modificare radicalmente alcune cose precedenti. Insomma, la ragione di modifica, se possono essere le più varie, ci si deve muovere chiaramente sapendo che tutto quello che sappiamo è solido perché è stato appunto corroborato da molti esperimenti, eccetera, e è costato fatica. Quindi non va, diciamo, abbandonato alla leggera, va modificato, abbandonato nella misura in cui dobbiamo farlo per migliorare la nostra comprensione del mondo. Poi è chiaro, le ipotesi possono essere le più radicali. Io posso pure dire: no, no, io voglio costruire tutta una nuova teoria della fisica. Sulla base to su basi totalmente diverse. Lo facciamo, no? Non è che lo facciamo, però lo si fa con la costante, col costante riferimento a ciò che sappiamo, facendo vedere in che modo riusciamo a rendere quello che stiamo dicendo compatibile con ciò che già sappiamo, dove riusciamo a migliorare ciò che facciamo, ciò che sapevamo, e così. Soprattutto continuiamo a dialogare col mondo, cioè effettivamente quello che stiamo dicendo, radicale o meno, è compatibile con tutto quello che vediamo da esperimenti e osservazioni, cioè, altrimenti sinceramente non servirebbe, sì, non servirebbe farlo come lavoro, cioè, siamo capaci tutti di fare ipotesi radicali sulla natura del mondo, il problema è poi farle funzionare. E qua potremmo entrare in cosa significhi fare scienza, perché è un po' questo il punto, ma forse per oggi E abbiamo dai, fatto. Che ne dici, cioè Daniele? io mi immagino gli ascoltori sono già così. Mi sembra, spero che ti stia. Allora, questo potrebbe essere, questa tua faccia che hai fatto potrebbe essere il tuo benvenuto a quello che la gente fa su internet, ovvero prende i frame dei video, ritaglia le facce e poi le usa per costruire immagini diverse. Io potrebbe essere il battesimo di YouTube. Sì, cioè, vuol dire che mi sono giocato qualunque forma di credibilità perché ormai sarò associato a questa faccia tipo urlo di Munch. Sì, esatto. Potremmo usarla come copertina del. Poi devo dire che la mia faccia col tuo sfondo sarebbero perfette. Splendido, splendido. Lo facciamo Vabbè, in post-produzione. ormai è tardi. Bene, io ti ringrazio tantissimo per il E di contributo che, che stai dando grazie a te. su questo canale, davvero prezioso. E il feedback che riceviamo dalla community, dall'utenza, lo prova. Ok? Quindi ringrazio tantissimo anche chi ci sta ascoltando, ringrazio soprattutto te, ma anche chi ci sta Sì, ascoltando. io spero che siano rimasti, che interessi e che la prendano seriamente Nel con modo giusto. leggerezza. Nel modo giusto. E quindi io vorrei salutare i nostri crononauti col mio solito invito, che è quello di ricordarsi che quando vi gettate in un buco nero, la cosa importante è portare la testa. No? Quindi, buona giornata a tutti e buona fine del weekend. Ciao Daniele. Ciao a tutti, ciao Davide. Ciao ciao.